Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro, ognuno vale paro, vale, vale paro. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro, ognuno vale paro, vale, vale paro. Allora, io vorrei partire. Visto che si parla di costi della politica, se volete raccontare la vostra esperienza di campagna elettorale, quindi di Parma, Sarego e Mira, senza finanziamento pubblico, ricordiamo che in rispetto ad un referendum il Movimento 5 Stelle ha rinunciato al finanziamento pubblico ai partiti, poi possiamo anche chiedere al sindaco di Roncadelle quanto hanno speso anche loro per la loro campagna elettorale. Questo per far vedere che politica si può fare con pochissimi fondi e con tanta passione. E raccontare quindi in breve, due minuti a testa, partiamo da Roncadelle, gli ospiti di casa, mi sembra giusto, quanto è costata la loro campagna elettorale e la loro esperienza, come l'hanno condotta. Prego, due minuti circa a testa. Noi nella nostra campagna elettorale abbiamo speso più o meno 5.000-5.500 euro. Io sono un sindaco di centrosinistra, del PD, vi assicuro che il finanziamento pubblico ai partiti, noi a Roncadelle, ma come in tantissimi altri comuni d'Italia, non sappiamo neanche cosa sia. I soldi che abbiamo speso sono frutto unicamente delle feste dell'Unità prima e del PD adesso, che organizziamo normalmente nel mese di luglio in questo stesso parco. Vuol dire l'anno scorso 117-118 volontari, quest'anno eravamo sui 110-115, che per una decina di giorni si mettono qui a gestire, 10 giorni prima montano, 2 o 3 giorni dopo smontano, insomma tutte cose che sapete benissimo perché le state vivendo in questi giorni, le stanno vivendo anche molti di voi. Questo credo che sia, diciamo, l'aspetto più autentico poi del fare politica, insomma crederci, metterci del proprio in termini di tempo, in termini di sacrifici anche con mogli, figli eccetera, ricavare da queste feste, perché le feste servono per ricavare le risorse, non per fare altro, ricavare le risorse per fare politica, reinvestire queste risorse per comunicare con i cittadini e per presentare le proprie proposte. Nicola Crivellaro, vice sindaco di Mira. Noi come campagna elettorale abbiamo speso, siamo un 40.000 abitanti nel nostro comune, all'incirca poco più di 1.000 euro. In gran parte poi... raccolti solamente all'interno di noi attivisti, con delle collette sera per sera quando ci trovavamo a discutere dei temi della nostra città, e poi un aiuto è stato dato da chi ha offerto chi ha dato un'offerta nelle serate in cui è venuto Grillo a Mira. Abbiamo avuto 2 serate, quindi prima per le elezioni normali, diciamo, e poi per il ballottaggio. Abbiamo speso ovviamente molto meno di altri partiti molto più quotati nel nostro comune, e quindi è stata una grande soddisfazione, perché con pochissimi mezzi, sia di persone, perché era nato tutto da un gruppo molto piccolo di circa 5 persone lo scorso novembre, siamo arrivati a raggiungere l'obiettivo di essere noi a governare finalmente il nostro territorio direttamente, grazie al supporto dei cittadini che ci hanno votato. Sì. Io sono Roberto Castiglion, il sindaco del comune di Sarego. Il primo. Sindaco. Esatto. La nostra campagna elettorale è costata 324 euro. Esatto. Sì, è stata molto, molto economica, però nello stesso tempo molto efficace. Questo vuol dire che non sono i soldi che fanno vincere le elezioni, ma secondo noi sono le idee e le persone che poi vengono premiate dalle persone. E quello che voglio dire è che non so i miei rivali quanto possono aver speso, perché nel nostro comune noi siamo stati gli unici a pubblicizzare sul nostro sito internet tutte quelle che sono state le spese e i dettagli che abbiamo avuto nei costi della nostra campagna elettorale. E quindi non abbiamo speso tanto, abbiamo speso soprattutto in volantini, in manifesti, poi abbiamo lavorato tanto con il gazebo, ecco, abbiamo tenuto molto ad avere un contatto con le persone, perché questa secondo noi è una cosa molto importante, riuscire a parlare
a parlare veramente alle persone senza dimenticare la comunicazione informatica. Abbiamo aperto una pagina Facebook e un sito che ci è stato molto d'aiuto anche quello per avere quelli che sono stati i pareri, i consigli dei cittadini. Noi siamo i più spendaccioni, quindi abbiamo speso circa 6.500 euro per il primo turno. Poi ovviamente avendo il ballottaggio abbiamo speso altri 1.500 euro all'incirca, completamente finanziati dalle donazioni noi, quindi siamo stati bravissimi a fare del crowdfunding, però soprattutto gli altri avevano speso 130.000 euro, quindi l'altro partito concorrente, ecco, confrontiamo un attimo le cifre. Per 188.000 abitanti, vabbè, ovvio che è un po' più grande, quindi però era per tutto il materiale fatto da noi, quindi volantini, cioè graficamente fatti da noi, manifesti, soprattutto affissioni fatti da noi, quindi ancora bellissime foto in cui noi andavamo a figgere i manifesti anche col Presidente del Consiglio, quindi è stata veramente una bella esperienza. L'importante è spendere la cifra giusta per comunicare, non ci deve essere una sovraesposizione, quindi l'importante è essere in mezzo alle persone, comunque lasciare un qualcosa da portare a casa. Ad esempio, noi per cercare di ridurre quello che è l'effetto volantino, vado a casa e lo butto via, abbiamo fatto una cosa molto intelligente che sono i segnalibri, che quindi comunicano un messaggio ma sono anche utili e uno può non buttarli via, le cartoline, quindi qualcosa che da una parte abbia anche una vignetta che si può anche tenere con immagini diverse in modo che siano collezionabili, diciamo. Quindi abbiamo fatto una serie di iniziative cercando proprio del non alimentare l'usa e getta, ma quindi di una comunicazione che sia riutilizzabile. Penso che bisogna essere creativi in tutte le cose che portiamo avanti. Grazie.